senza bisogno di aiuto. E invece a scuola sta da lì, perché se no non resta ignorante. Come a me? Proprio come te. E quando si vede buoni? E il riso tuo lenza di sol turchino, luccichio di cobalto e tiro sul corpino. Ma tu stai rispetto? Sono versi contemporanei, tu possa che li faccia così, senza che ci pensi. Ma basta che annanzi a me, c'è stato di spiegazione. Tu riesci un po' fino a succiare, Salvatore. Parla così, come non è la parola. Tu manca niente a quello che stai dicendo, se sai non buono. Non è vero. Come si è visto veramente, parla in stirata maniera, e cioè con il cuore, e non con la bocca. Uffa, Salvatore, però non mi fa sta qui, vai, vai, che lo fa. Tu hai studiato, no? Che c'è? Una cosa posso capire senza non l'hai studiato, tu sai? E forza capisci pure me. Ecco che sono una mente di cose repentine, istantanee. Come la macchina fotografica. Ma perché? Perché si sembra crudele con me? Perché? Sembra incredulo. Sempre lo stesso parere. Sempre. Tu non mi piaci. Sei ridicolo, sei afflittivo. Non fai con me. E non mi preferisci? No, non ti lo dico io. Già. E non so pure tu. La ragione vera non è propriamente questa, ma bensì un'altra. La verità è che ti fai fare tutto, rompicata e stampicata in coppa a posto. O cugino. Ma non mi fa sentire una cosa. Ma non cugino. O mai essere meglio in una pulita, non ci siamo morti. Ebbene, a verità, sì signore, a me non piace pugliese, e con ciò chiede qualcosa ricerà. Ma per carità. Però pensaci pure così, perché se tu, stasera stesso vado musica, e proferirò il mio ardente desiderio di fare questo in me. Uffa, Salvatore, ma non mi scuccia, ma tu lui non sei via. Sì,
poco possono. Due cubi, è inutile da farci da scegliere. È insurato, te ne guarda figli. Ma pare bene capire bene a capita fu fare nello cubi. Senza pensare quasi di scienza, povero. Chi che ci ha diventato spassero quattro. E che se può lo stare? Ma tu stai facendo veramente o stai pazziando? Ma fu asciutto pazzo stamattina, ma stai sempre a. Quello che vi ho detto adesso, i giochi volevo riusciranno un po' di tempo. Mi sono poca cosa voluto. Sono una vaiona che ha perso padre e mamma e non conta niente. Però io a voi vi voglio bene, e certe cose mi fanno male veramente. Poca curata. Tiene autorità in da casa mia, perché è amico affezionato e marito. E come tale mi usa qualche riguardo. Ah, gente spalle, la sa fa. Idem la coscienza a posto. Del resto, sono ancora giovane e non tengo né scartiel e né coscio scott. Quindi è naturale che una persona giovane si interessa a me. A Maritma l'avessa fa piacere, piuttosto essa è soddisfatta ad avere qualche riguardo particolare per me. E invece, chi lui non lo pensa proprio. Per esempio, stamattina, ci ha già detto perché non mi può portare con te in quella direzione della lentezza urbana? Ce l'avevo detto che mi sarebbe piaciuto assai. Ma insomma, quello viene chiamato dal direttore per ricevere un premio che gli spetta e che faceva così. Sta presentando la moglie a presa. Uscì tutto bene e chiaro. Intanto sono sempre la sacrificata. Uffa, non dici da così. Chi lo so dice un zino nuovo tanto bene. Chi lo tanto così. Sì, sì, chi lo stravede. Fermo vostro. Buonasera, signor caporale. Vostro servitore, Ulisse. Saluta Rosita. Un rabbio. Ma che sta da poco la voglio? Ah, non la retta. Nepoto oggi non si sente bene. E Rosì, guarda se gioca buono. No. Lasciate stare, non la retta. Ma fiate pressa. Quando si viene da sta casa a trovare a Donna Stella, non bisogna andare neanche in pressa. Bisogna avere tempo per ammirare la sua grazia, la sua requisita, come si dice, beh, tu sta. Grazie, sapete parlare così bella, che non mi stancasse mai. Mia nonna buon'anima, che ci fa? Lei era fiorentina di nascita e mi è rimasta questa accenta fiorentina, come voi potete pensare di me. Per un fatto di eredità. Sì, ma Don Vincenzo è tornato, Don Vincenzo? No, ancora. Ah, non ancora. Non l'avevo preparato un ricevimento. Ma un ricevimento è quando torno tutti quanti lo dobbiamo festeggiare. E io, uomo suo superiore, io devo dire quattro parole pulite così come faccio, che ce l'ho io. E io sapevo che tenete a parola facile. Donna Stella, Donna Stella, voi mi ondulate. Questa è un'ondulazione, ondulatrice. Sapete che cosa fa? Ditemi un attimo. Ma questo è un po' più di istruzione, lo tengo così, un po' più degli altri, avete capito? Io sono un graduato e allora ho dovuto imparare cose che altri non sanno. Caccia. Ma la verità sapete qual è? La verità che è Don Vincenzo. Che l'ha fatta veramente una bella azione civile. E come sono? Chi le dà una fortuna una borsa a terra con 10.000 lire in denne, quello che fa? Porto tutto questo qua per la direzione della rete su pazzi. Cose pazze, cose dell'altro monte. Lontano la ragazza e devo parlare. Come? Mamma vagliona. Rosì, senta, rinda la cucina, non fa seggio. C'è sta che la cesta che abbiamo via sporca e sta messa la fa. Signor sì.
Ma che po' che l'anima? Ah, non la vedi, ma tu che vuoi? E che po'? Una tappiccica tutti. Una tappiccica tutti. Io volessi sapere chi è casa di verità, non ti immaginavo questa cosa. No, ma sei della malora! Come dicono a Firenze. Che brutta gente. Se potresti arrivare a sapere chi è sta. Oh, sta storia da finire. Come? Ma, ecco, facimi male. Punto. Punto? Punto. Ma appunto che? Dice il modo non ti capisci. Stella, stella, punto, a Firenze vuol dire niente. Perché là non lo vado, voleva dire che diceva punto, ma qua. Hai tanto voluto bene, prima che la Don Vincenzo ti scusasse. Il nostro è un amore plutonico. E poi si è scusato. E perché? Ero obbligato di te. Pronuntami il tuo zio giorno e notte. Giorno e notte il tuo ricordo nel dubbio della mia coscienza. Poi scusò. A moglie, hai ragione. La mi chiama la chiave, io non bene la chiave che la fai. Poi, sono dei figli. Quattro. E allora transito, io mi dovetti scusare. Che devo? E mi dovetti ginuflettere alla volontà del destino. Non era destino. Non era destino. Ma ci vedo regalato questo fiore. Sei geloso, sei. Geloso, niente di male assieme a mia zallata. Poco cadramo, nessuno, ma non lo dico. E allora io ho visto, l'ho ammirato, l'ho cogliuto. E mi sono arrubato un tuo sorriso stellateco. Si stiamo e che? Buonasera, Matte! Buonasera! E una chi ti ha dato il permesso di venire qua? Tu? State sì! O se no ti fanno ospitare! A me! Tornate! Sta storia da famiglia, mica mica da famiglia, da famiglia! Quale storia? Quale storia? Voi lo sapete pure quale storia sto parlando! Ah, mamma, non so scucciare! No, no, la devi finire. Sa così, niente di scuola. A così fanno male i fami. Noi non ti immaginiamo. Siamo a mezzo alla strada. Chi da che fa? Va facendo farinella. Thank you.
niente che la moglie non ci pensi? C'è successo che si sono cose qua. No. È perché si consorzia un festeggiamento tra poco e io devo stare qui quando sono venuto. Tu? Fai credere di chi? Ma ci credere di chi? Ah, già qua, però volevo dire. Te mi alla casa. No, volevo dire. Quindi ma ti puoi rendere conto che io sono un graduato e devo badare alle mie responsabilità. Ma non mi si è fatto male! Mi faccio da me! Mamma mia! Sì, il papà che si è fatto finito con me! Tutta la mamma! Guarda, manco 5 minuti! Poi lo portassi noi 20 cavoli! E mi mangio a te! E a che la mia intelligenza! E no, mi! Tastolina! La mamma! Ti porti? No, grazie!
Aspetta, romana. Che da romana. Ma riesce a mettere un attimo. Mamma mia, non ci posso dire. Un condono mica. Ah, c'è tutto il contratto da ogni quattro un cagno alla vacca. Prima domanda di lui. Io per via ci ti faccio, dice ti interessa, ci fatto una discussione un po' di tempo fa e non l'ha c'è manca rispondo. Hai fatto bene. Ehi, però mi raccomando, ci si tratta di renata, non ora da re, cagli lo vuoi in mano. Visto, non te in mano, perché ne buchi, ma ci vuole aprire. Vabbè, amici, amici, ma allora ci potete raccontare come si è svolta questa cerimonia? Certamente, accomodato, amici, perché un quartiere non può vedere la sinistra, non può fare un mondo. Aspettate, capra. Grazie. Grazie. Ecco, dunque, ecco, come ben sapete, la settimana scorsa mi arrivai a Raccolina Verde, tanto che dicevo, pure che sono stato richiamato, però quella era la signorina vostra viene convocata alla direzione. Questa mattina di buon'ora mi sono autopressa e mi sono autotrasportata alla direzione. Autotrasportata? Lo sono portato su lì, io mi sono portato qua, mi sono trasportato e era troppo ampressa, però ho dovuto aspettare un'oretta. Questa la chiamano in ufficio. Nel frattempo sono venute altre persone che dovevano essere pure loro ricevute dal direttore generale, il commentatore, il grande commentatore. E così funzionai. Accucciata, va, andiamo distante, andiamo a aspettare. E dopo c'è anche un'altra orina, si è aperta. Allora? Erano circa una trentina persone, sapete? Aspetta, sì, allora no. Andate avanti. Ci hanno fatto entrare così, abbiamo aspettato un altro po', poi finalmente si è aperta la porta e comparso un inquilino uscire. Come maestro. Ah, tu sei qua! Scusate, ma ho detto, ah, tra l'uomo, aspetta, non è il tuo turno. Quando viene chiamata, e così ha fatto entrare un altro signore. Che dovevo fare? E abbiamo aspettato un altro po'. Poi si è aperta un'altra volta, la porta, un dico lì, e finalmente lì, niente, ha fatto da siena, quella è una caramia, quella è rimasta invidiosa del mio testo. E della cerimonia che si stava dissertando a mio pro. Ma che la tenne proprio un brutto parato. Ma che la posta sempre in amarezza. Ha fatto sempre chiste. Chi? La tenne il corno. Chiste. Poi sanno tutto quanto, ma vedere se non vuoi essere l'aiutante ausiliario precario vice cassiere del terzo ufficio. Una personalità. Importante. Ed era la macchina, lei mi stava stampando, stava alzato dalle 6 di mattina senza niente di insomma. Finalmente si è aperta la porta, un quarzo un'altra volta, di cui vincente la Scozia. Io prendo. Tu, eccomi, eccomi. Scusate, di cui ma lui mai vista stamattina. Che bisogno ci sta? Ma qua è che sta maniera. Dai zitto tu, rispondo solo se siete presenti. Sembra tu che la razza sei, quello non è una chiamata qui, graziello. Rispondo solo se siete presenti. Sempre sono presente. E così mi ha fatto entrare nella stanza del direttore grande commento quando era bello. Dietro a quella scrivania con una capa tanto scavo sia la caia quella stava pensando perché quello suo è quello di pensare e meno male perché parecchie di voi non pensavo la capa deve spartire le reti quello è come è un padre per noi quello è il padre nostro non si parlava male quello è una brava persona non parlava male. Così la gente non può una roba sotto il mento. Vieni avanti. E io mi sono fatto sotto. Annanzo da ultimo. No, mi sono avvicinato alla scrivania. Non sono stato vicino. Poi ho guardato un signore che teneva un
la sua destra doveva essere quella che aveva perso i soldi. Se sono guardato tutti e due così scappazziato come a dire noi, questo è quello che ha trovato i soldi. E se sono fatto una risata, io ho capito, quella era una risata di condoglianza. Poi ha detto vicino a me, mamma! Commentatore, ma io non mi permetto, io sono qua un dipendente, servitore, non mi fa perdere tempo la mamma. E ci ha già fatto bene, la signora, la mamma si è alzata, butto un bacio di bicchiere acqua minerale. Vicino a quel signore, ecco signore, questo è un nostro dipendente, è un spazzino. Questa fatica come un ciuccio, dalla mattina alla sera, per portare una tozza la divana a casa sua. Questa magari viene manda la voce di un centesimo in tasca. E che ti combina? Che ti combina? Ne chi lo trova 10.000 lì non mi porta, ma non mi canotta. La mattina va. Ha detto, ricordati che questo è il più bel giorno della tua vita. Anzi, fa una cosa, vieni, mentre c'è la stessa mano tua a quel signore. Da l'agosto io sono andato e ce l'ho proiuto in mano. A questo punto il direttore mi ha abbracciato e mi ha baciato. Ha detto, va e dì ai due compagni che si devono arrivare come te. Ma non va a te. Stiamo andando, in certe cose, mandato un commentatore. Mi devi togliere una curiosità, se no io questa capa non la posso mettere sopra la cucina, state. Vieni qua, fatti guardare bene negli occhi. Tu! Perché sull'emozione della cerimonia, ho detto, tu mi devi togliere una curiosità. Ma come hai trovato 10.000? E trovi 100.000? E non morivo, tu che facevi? Ma non me lo veniva a portare. E allora io mi sono fatto coraggio, ho detto, commentatore, noi siamo 100 messi, a noi ci piace il lavoro, la fatica, noi mangiamo pane e fatica, pane e pane, ma non ci approfittiamo mai del denaro che non sono nostri. Noi magari moriamo sotto la fatica, ecco, ma a noi ci piace di camminare con la capa alta dai santi. Ecco, io come sono stato 10.000 e 100.000 e pure 10.000 io ma non voi lo veniva a me, ma te ne hai io via. Una città senza scubatori. Alla
facendo che sta a vedere un dono di munizia a destra e un dono di munizia a sinistra. E di fatto ce ne stanno. Ah, stacca zitta. C'è stanno, ma sapete. Ma se non ci fossimo noi, i pixi sono più puliti. Ma è fatto parlato. Se non ci fossimo noi, si trova lì e imparita tutta la salute pubblica di questa città. Ci pagano poco? Oh! Sì signor, ci pagano poco. Ci considerano poco? Più poco, caro! Sì signor, ci considerano poco. Ma la nostra coscienza è pulita. Almeno che lo lavorò. E allora, faticamo! Andiamo alto, il molare del pescatore, e insegniamo ai nostri figli di amare il cuofano e la scuola. Il cuofano come se fosse il nostro padre, e la scuola come se fosse il nostro amato. C'è la mia fotografia, vedi qua assunto, vedi, sono poi io. Se questa dopo la ritagliamo e la incorniciamo. Come sta naturale? Guarda lei, dove è qua? Ignorante, è normale che da dove qua sono io, no? La fotografia. C'è un ricetto qualcosa in segreto, vedi? In segreto. La cosa assunta. Fammi vedere. Perché tu sai leggere? No. Vedi. Ma dice sai? Io confesso il mio peccato, io non so ciò leggere. Io mi ero comprato pure un paio di ciò. Sono andato da qui, mi ha domandato, scusate, ma voi vi servono per la stanchezza o per leggere? Ma la stanchezza mi ha fatto una cinturina. Ma guarda questo, vedi, questo non sanno leggere. All'ombra del cuofano e della scopa, io sono un gabbagugo, lavora nell'ombra vivo e nell'ombra prima. Sono fortunato, ah, è fortunato pure io. E allora non perché
lingua. Grazie a nome. Ah, non bevete. E allora mi dice Don Baselio, che domanda, siete venuto vicino a Madonna. Non ho capito. Che cosa avete bisogno? Perché ci, qual è la ragione che ci siete venuti a disturbare? Beh, scusate, se dite così... No, 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 è quello, lascia perdere. Quello zio si esprime con dei termini un po' tutti suoi. Ah, e allora, se permettete... Scusate, vorrei... scusate, Don Vincenzo. Io vedo che voi dovete parlare di affari di famiglia. E non mi sembra bello stare qua disegnato da tutti quanti a ascoltare quello che voi state dicendo. E allora io direi, noi che andiamo. Poi dopo veniamo, riprendiamo il festeggiamento. Abbiate pazienza, caprano, quando si sbatte qua c'è venuto un po' di tempo. Non si preoccupate. Vabbè, ci vediamo dopo. Noi vi salutiamo. State per casa. E mi raccomando. Vogliateci bene come noi ve ne vogliamo. Permesso, Giovanni? Prego, per carità! Per carità! Chi sei? Ci sta appunto, sono dei uomini vicino a me. Invece sono Oriuolo. Oriuolo di Firenze. Oriuolo. E contorno di Firenze. Oriundo, come te dire? Giusto appunto, Oriundo di Firenze. Quello mia nonna era fiorentina, mi è rimasto questo accento fiorentino. Sì. E poi, io mi congedo. Giovanni! Tutti quanti se ne sono andati, solo tu no! Mi devo congelare pure io! Ma vada! Ci sta qualcosa che ti riguarda? Ma per carità, io chiedo perdono! Chiedo perdono e me ne vado! Ecco la bestia feroce con la coda russa! Ecco colui che parca monti e mani! Ecco colui che è tutto il mondo abuso. Abbiate pazienza, lo dovete perdonare, quello sapete, è un bravo giovane, è un faticatore, conosce il suo mestiere. Ma sapete che è? Lui chiamiamo un professore, perché quello è stato un po' ignorante. Un po' ignorante. Un po' ignorante, non deve neanche niente, fa sembra tutta la divina come andiamo. Veniamo a noi e diteci bene, allora esponeteci, dite. Ecco qua, ecco. Io sono impiegato alle poste, uffici con e correnti. Levato la pietra corrente che però. Posso rispondere di te, voglio dire. E se volete, posso vedere una ragazza. La mia famiglia è di origine onestissima. Pensa che il padre di mio nonno è stato distanziere di gol sotto pendimento. Sotto pendimento. Di gol e borbo. Abbiamo capito. Vi siete innamorato di vostra nipote Rosina. E ve la volete sposare. Va bene, sposatemela pure. Non ci capisco, ma stai zitto, stai facendo tutte le cose tu. Il signore Crociotto qua. Non ci vuole, e c'è o! Allora ditemi una cosa, a voi vi piace mia nipote Rosina, la volete bene? Asse, mi piace! E pensi che anche lei? Penso, quella dita è presente, è sempre un po' di lui, ma io però ho sempre visto, e quella è come la mia amica, quello è germoglio. Sono veramente contento. Cercherò di renderla felice. Io sono solo, sapete, come lei del resto. Voglio dire, non ho una famiglia. Ma come si chiede di scritto? Qualche economia rara. Sono stinete e tenete, come tutta la gente del mio paese. E io non aspetto altro che il giorno di sposarmi. Giuro che non ho dato ascolto a nessuno prima di arrivare a questo momento. E quello si sa.
L'agente? E me lì. Come l'agente? E me lì. Ah, ecco. Tu mi dici, stai attento a quello che fa. Quelli non tiene famiglia. E c'ha lo zio che fa. Lo scopatore. Lo scopatore, sì signore. E io vi prego di proferire a questa persona che io sono orgoglioso del mio mestiere. Scopatore, scopatore. Anche lo scopatore è una professione, lo sapete. Meglio scopatore che delinquente, mariuolo, politico. Ecco, scopatore, scopatore. Noi siamo come gli avvocati, medici, gli infermieri, siamo necessari alla società. Se non ci sapesse, strato della vita, ecco che la nostra, quello che paterna, noi proprio ce l'ha affidato come missione. Siamo scopatori, ma scopatori missionari. E io non ho mai ascoltato che la voce del mio cuore. Vabbè, giovanotte. Dateci 3-4 giorni di tempo, prendiamo qualche informazione e poi la tua amici, che è stato? Permettete una parola. Io sono per dire che anche io sono innamorato di Lucia. E sono venuto a chiedere la sua. Io sono della terra vostra. Sono napoletano, non sono straniero. Ma che? Che dici? Quello Lucia è fidanzato con me ormai. No, chi l'ha fidanzato con me? No, è fidanzato con me. È fidanzato con me. Non ho mai visto un'altra cosa che mi sta facendo.
fortunato, sono talento, sono timido. E mo che ci pensa? Troppi voti, troppi voti, ma il tutto è un da casa mia. E voi, sapete, fa una cosa. Vamo mo a due quattro, un po' prova, dice che in questo preciso istante voi, ma deve venire qua. C'ha già fatto qualche subito. E a te? E a te da ci mette fuori? Al di là dove la tra la cane? Tu, tu invece resta, tu qualche anno lì. E te lo vuoi, no? Sì, sì, non lo so bene. Giovino, tu, allora che ti ho fatto la mia croce? Pascotelico, che voi non siete un amico, siete un falso amico. Oh. E allora se l'inizio inizia con questo inizio, che inizio di edizione? Che voi siete un traditore e un usurpatore della pace casalinga di un domestico. In parole povere, Vasco te ha già saputo tutte cose. Tutto. Tutto che? Tutto. E allora, se il mio pensiero è stato, io credo di aver capito. Ma da quel signore che sono invito, che non è bello e non è dignitoso parlare e fare l'arte davanti a parecchi vari gli occhi e parecchi vari gli occhi. Quindi, è giusto. Mi state chiedendo di avere un po' che in un isolato. Sì, dai. A te, Navier. Vai. E voi fatemi la cortesia a accompagnare la signora, fischiate e spattite, ma... Tutto per me! Dunque lo dico io, e dico che con l'onore della famiglia si pazzia poco niente. O con loro poi della propria donna. Non ci sono grade e gerarchie da rispettare. Pascute, il mio vicinato vicino, fritta e parla. Io non lo so, non ho visto niente e quindi non posso giudicare per un giudizio sommario con parsimonia giusta, con giustizia giusta. Ma perciò mi dico a voi che se uomo vi ritenete e mi risponderete, no. Faccio te tu. Beh, che è bello. Ah, questo. Voglio. Con mia moglie Stella. Che ha cavata la capa. Vi siete fatto lusso, taceto e chi nasce a consente, insomma. E vabbè, dal momento che tutto sapete, io vi parlo da uomo a uomo, e da vostro superiore quale sono? Dove? Dove è Stella l'ha tenuto bene giurata? Ma il nostro è stato un lavoro plutonico. Non abbiamo fatto mai niente di male, io ho rispettato a lei
e lei ha rispettato a me. Ma tu che tu non hai rispettato a me. Ma noi abbiamo voluti bene dal tempo prima che voi disputassi con la Stella. Non abbiamo fatto mai niente di disonesto. Stella sarà sempre la colonna della testa. E voi, dico, voi non potete comandare al mio cuore di fare una ritirata. Ho vicino. Io la ritiro. Non la faccio. E voi dite che faccia così. È perché la pure sta rotanda verità. Mo basta, mo. Mo dobbiamo tutti i rispettieri, guardami se parliamo con un po' che cura la siccità. Che sta? Piano, piano. Non mi cazzate, fra. Ma ascolta, usi nuovo però, me ne capito? Ricordati sempre che io sono un tuo superiore, so? Manca per un po' da me, ma stato così. E ricordami, e secondo te, io mi pensavo a fare i comodi, tu e tua moglie mi hai messo a stare così. Se tieno coraggio e si è che non riesce mamma a dire, riesce poco. Io pure non esco. E capito? Faccio. Dice lo dice mamma! No! E la verità è che... Ma non può guardare! Che lei tanto che mi ha tirato 3.000 lire e non vede mai così a me portare! Che rimane, troppo rimane! Che fra noi! Ma che dice che sono guagliati! Ma... Guardate, chi fa? Ma non può!
puntata, mi farei un altro improvvisato.